off the train. Guardate quest'uomo quanto è felice. Molto. Sei felice? Stiamo andando da Ikea, in realtà stiamo andando al deposito. Alla fine abbiamo deciso di prendere quello che ci serviva online. Quindi l'ho fatto contento, almeno non dobbiamo perdere del tempo, perché per me non sarebbe stata una perdita di tempo, per lui. Ho fatto in modo che prenotavi esclusivamente le cose che ti servivano, perché se io ti porto lì dopo diventa un giro de Peppe, come si dice a Roma. Un giro continuo. Io però me lo meritavo un giro dall'Ikea. Però secondo me ci siamo però dimenticati. Però non me lo meritavo io un giro all'Ikea. Quindi tra i due litiganti non gode nessuno. Abbiamo trovato il giusto compromesso. Ora ve lo dico così, all'inizio del video. Allora, per chi si fosse perso gli ultimi video, abbiamo preso un'altra casa. Non cambiamo casa. L'abbiamo presa per un'altra ragione che ancora non vi abbiamo svelato. Vi abbiamo detto che abbiamo preso una casa che sarà praticamente una casa social. E ora vi dico questo. Tenete a mente questo nome. Siete pronti? Rullo di tamburi. Anyone Studio. Quindi vi lascio qui in descrizione il link della pagina Instagram. Quindi iniziate a seguire questa pagina, Anyone Studio. E presto scoprirete che cos'è Anyone Studio. Il nome mi piace tantissimo. Allora, Anyone Studio in pratica è l'appartamento dove io potrò scappare da mia moglie quando insomma sì, si fa troppo pesante. Quanto mi ami, ma che dici? Per uomini che vogliono scappare no, da mia moglie. No, non è vero, non diciamo queste cose. Cominciate a seguire questa pagina, trovate il link in descrizione. Abbiamo finito i lavori, dobbiamo dare una bella pulita. Vedi il casale, vogliamo andare a mangiare qua. Però mi sa che ci stiamo, non stiamo proprio coi tempi. Siamo stretti coi tempi, tocca andare a prendere Alessandro. Sì, allora mi autoinvito a casa di mamma. Quando allatto ho una fame pazzesca, in realtà ce l'ho sempre, però con l'allattamento a richiesta, soprattutto perché Maria Sole sta sempre attaccata, ho una fame assurda. Ma il sole bacia i belli. Non mi pare. Sta una chiavica. No, non è vero. Niente, questi ragazzi di GLS sono gamba veramente. Meno male che la macchina è grande, è voluminosa. Vi facciamo vedere un po' di cose che abbiamo preso. Vabbè, un secchio. Poi qui c'è una scatola. Poi qui dentro c'è una scrivania, delle sedie. Sono senza coperchi. Forse i coperchi erano a parte. Alex, ah, questa è la cassettiera. Ma lei dà gli ordini, capito? Sta portando dei pezzi di arredamento. Questo bellissimo divano che metteremo nella stanza social. Io sono sempre assunto per la bassa manovalanza. Dai, aspetta che chiudo la porta. Cristian si è tolto le scarpe. Ma io sono un ospite, quindi. Sì, perché abbiamo dato una pulita, diciamo. Dico sono un ospite, tu dici sì, perché. Sicuramente i più attenti noteranno che il battiscopa è così. Visto che noi in questa casa siamo in affitto, non potevamo togliere il battiscopa e quindi abbiamo lasciato questo. E per tenere il laminato abbiamo messo questa. Come si chiama questa? Canalina. Abbiamo messo dei faretti mentre Cristian monta. Mi raccomando, seguite la nostra pagina Anyone Studio. Sì, se volete vedere un marito disperato come si rifugia dalla moglie. Dai, dai. Esploderà. Maria Sole, sì, perché a lei piace tantissimo Ciao Ciao. E quindi ogni volta che magari siamo in macchina e comincio a piangere, partiamo tutti quanti in coro. E con le mani, con le mani, con le mani, Ciao Ciao. Insomma, lei si calma. E poi gli piace anche i brividi. L'altra stanza non ve la farò vedere perché, vabbè, innanzitutto è incasinatissima. Però se vi faccio vedere l'altra stanza, ci sgamate subito e capite subito cosa stiamo facendo. Voi dite, sì, ho capito, però Marzia, basta, facci sapere che state a combinare. Seguite Anyone Studio, perché lo scoprirete veramente presto. Manca pochissimo, stiamo arrivando. Questo è solamente un punto di partenza. Io vado a dare una pulitina di là. Pare vero. No, è vero. Solo che non c'è nessuno che mi riprende. Ha messo le gambe al contrario. Cioè, a chiudere, non ci da fuori. Partiamo. Muori svila tutte. È brugole. Ottimo. Come comodo. Ti immagini? Boom. Comodo. Ci sta, ci sta. Oh! Ma è normale sto rumore? Beh, forse perché mi sto seduta. Mia madre ci ha appena mandato un WhatsApp, ci ha mandato una foto di Alessandro e Maria Sole che stanno dormendo. È vero. Cosa stranissima, che poi vabbè, perché questa mattina... Ore 6 e 12. No, Maria Sole la sveglia alle 6. Alle 6. E poi... Naturalmente sabato.
Ah certo, durante il giorno di riposo, sabato. Vado lì fino alle 7:30, ore 06 in punto. La sveglia, siamo usciti, li abbiamo fatti stancare. Spiaggia, al parco lì, alla pineta, 3:30 di tutto oggi. E finalmente si sono addormentati. Alle 2:30 siamo venuti qui per montare i mobili. Alle 3 ci arriva il messaggio di tua madre, guarda che dormono. Altro giro, altra corsa. Io riprendo proprio da questo meraviglioso specchio. Possiamo fare un po' di danza? Eh? Cosa ne pensi? Che pensano che qui faremo... Qualcuno ha detto una palestra. Però potrebbe essere, visto le tue doti canore, uno studio di registrazione. Le mie doti canore sono segrete. Non sono a disposizione del grande pubblico. Dai. Ma insomma, che cos'è il One Studio? Chiunque. È un punto di partenza. Dai, tu dici che io non ti aiuto, invece ci ha aiutato a montare la sedia. Queste ci servono per la stanza di là. Mi sta bene, secondo te? Faccio del mio meglio, dai. Anche le sedie per l'altra stanza sono pronte. Dobbiamo montare la scrivania. È una pratica lunga, mi sa. E quando si vedono tutte ste viti, non è un buon segno. Non è un buon segno, no. Vabbè. Dai, 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 che ci siamo. Grazie anche al mio valido contributo. Beh, sta sul divanetto nuovo appena montato. No, in realtà io faccio cose, magari quando riprendo mi siedo un attimo. Sì, sì. No, è vero, io faccio un sacco. Voglio sapere chi ti crede, però. No, no. Ti sto sistemando tutte quante le viti. Sono tre di tutto, fai bene, grazie. No, sto sistemando, vedi? Tutte in ordine? Sì, sono 12. Queste sono le prossime che ti serviranno. Nel frattempo i bimbi ancora dormono. Temiamo il peggio. Dai, dai, che ci siamo quasi. Siamo proprio una bella squadra. E chi ce l'ha da noi, mamma mia? Idem, la stessa cosa. Fortunato lui. Grazie. Comunque, vi giuro, sono tanto emozionata perché Anyone Studio era soltanto un'idea e invece adesso piano piano sta prendendo forma. Dai, dai, non mi perdo in chiacchiere, andiamo avanti perché... Non va lì, a lei quello più piccolo forse. Che va vuoto. Sono rimaste pochissime viti, poche poche, manca poco. Coloro che ci hanno fatto i lavori sono, diciamo, amici, no? È un amico. Gli vogliamo chiedere se ci lasciamo l'avvitatore. No, ma detto come no, Cristian, non c'è problema, ti lascio l'avvitatore, ti lascio... Poi me li riporti lunedì e poi mi sono scordato, con l'avvitatore da un attimo. Invece qua... Ti avvita tutto, vite per vite, capitatore fai e la vite entra dentro in un attimo. E vabbè, dai. Ecco qui la scrivania, ci rimane soltanto da fissare la parte superiore alla cassettiera e niente. Io credo proprio che ti lascerò qui perché i gioielli si sono svegliati. C'è Maria Sole che cerca latte. Quindi ragazzi, ci siamo, manca sempre meno. Voi intanto iniziate a seguire la pagina Anyone Studio su Instagram, trovate il link in descrizione. Come sempre io vi ringrazio, vi mando un bacione. Che fai, il prossimo video si vedrai? Non lo sappiamo se è il prossimo video, non diciamo nulla, non lo sappiamo. Forse nel prossimo video finalmente svelerò tutto, però non lo so, bisogna vedere un attimo. Ciao.